Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Dopo aver visto nello scorso come creare un compito normale, oggi vediamo come creare il secondo tipo di compito, cioè il compito con quiz. Clicchiamo dunque sul tasto Crea, come la scorsa volta, e poi su Compito con quiz. Ci si aprirà una schermata molto simile a quella precedente. Ovviamente però la prima cosa che salta all'occhio è questo modulo Google qui, che prima non c'era e che ovviamente è il nostro quiz. Lo vedremo successivamente. Innanzitutto vediamo tutti i campi che abbiamo già analizzato la scorsa volta. Dunque il titolo obbligatorio, quiz di prova. Le istruzioni che non sono obbligatorie, dunque istruzioni di prova. Inseriamo ora la classe in cui vogliamo assegnare il compito. Possiamo assegnarlo solo ad una singola classe o a più classi tutte insieme. Se scegliamo di inviarlo solo a una classe, possiamo scegliere a quali studenti inviarlo. Se vogliamo per esempio fare due compiti separati, possiamo farlo in questo modo. Scegliamo i punti da assegnare al nostro compito, in questo caso 10. Possiamo scegliere una data di scadenza, in questo caso per esempio il 30 novembre alle ore 12, 2.00. Ovviamente per salvare, come visto l'altra volta, clicchiamo un punto bianco dello schermo. L'argomento non ci interessa e volendo possiamo aggiungere la griglia. Vediamo ora come compilare il modulo, quindi clicchiamo sul modulo Blank Quiz per modificarlo. Ci si aprirà una nuova scheda con il modulo in modalità modifica. La prima cosa da notare è questa: esistono due modalità di visione del modulo. Questa in cui siamo ora, con i due tasti domande e risposte in alto, è la modalità di modifica, accessibile solo al proprietario del modulo e, volendo, alle persone da noi specificate. Questa modalità invece, che vi sto mostrando ora, è la modalità di risposta, con il tasto invia sotto, come vedete è molto più ridotta. Il proprietario del modulo, accedendo a questa modalità, può modificarlo in qualunque momento cliccando la matita qui in basso a destra, modifica questo modulo. Quindi torniamo alla modalità di modifica, in questo caso perfetto, quindi in quel modo sapete come modificarlo nel caso in cui vi si apra con l'altra modalità. La prima cosa da fare è modificare il titolo del quiz, dunque qui in alto a sinistra inseriamo il nostro titolo e la stessa cosa la facciamo qui al centro con questo titolo grande. Ovviamente l'unico titolo visibile sarà questo più in grande, quello in alto a sinistra serve solo a noi per vedere il nome del file dentro Google Drive. L'altra cosa da modificare prima di iniziare a inserire le domande è l'impostazione del modulo. Come facciamo a fare questa cosa? In alto a destra vedete che c'è un tasto invia e subito a sinistra c'è un tasto, una rotellina in realtà, un'icona con la rotellina, che rappresenta appunto l'icona delle impostazioni. Clicchiamo quest'icona qui e modifichiamo alcune impostazioni. Innanzitutto scegliamo di raccogliere gli indirizzi mail dei ragazzi, in questo modo ogni risposta sarà associata all'indirizzo mail del ragazzo. Un'altra opzione già inserita e che ovviamente va lasciata è quella di limita gli studenti nel liceo Augusto. In questo modo possiamo stabilire che solo gli studenti con l'account liceoaugustoroma.edu.it possano compilare questo modulo e ovviamente insieme all'opzione raccogli indirizzi mail ci permette di stabilire con esattezza chi è stato a compilare il modulo. Possiamo inoltre, cosa che in questo caso va fatta, limitare una risposta. Se scegliamo di fare un test ovviamente limitiamo a una risposta, altrimenti gli studenti potranno dare più risposte. Possiamo anche scegliere di lasciare che gli studenti apportino modifiche dopo l'invio, in questo caso non voglio che succeda questa cosa, e visualizzare grafici replicativi, anche questo non lo voglio. Andiamo ora nella seconda scheda, presentazione. Qui possiamo scegliere di mostrare una barra di avanzamento, ma in questo caso non mi interessa. Posso scegliere di ordinare le domande in modo casuale, questa cosa la voglio. In questo modo gli studenti vedranno tutte le domande non nello stesso ordine in cui le ho inserite io, ma in un ordine diverso per ogni studente, cioè ogni studente vedrà le domande in un ordine diverso dal suo compagno. Possiamo anche aggiungere un messaggio di conferma, ad esempio grazie per aver inviato il test. Ok, e qui abbiamo finito. Vediamo ora l'ultima scheda, la scheda quiz. Questa è molto importante ovviamente. Qui ovviamente il formato quiz è già stato inserito perché stiamo creando un test e poiché abbiamo cliccato da Classroom il compito con quiz, altrimenti questa cosa, se creato un modulo direttamente, non sarà attiva. In questo caso è già attiva.
Scegliamo, abbiamo la modalità di blocco su Chromebook che non ci interessa perché la nostra scuola non usa i Chromebook. Scegliamo la modalità di pubblicazione del voto. Cosa significa questa cosa? Possiamo scegliere due modalità di pubblicazione. La pubblicazione subito dopo l'invio, in questo modo gli studenti potranno subito vedere il loro voto non appena inviato il modulo e anche ovviamente risposte corrette o sbagliate, se lo abbiamo permesso. Oppure attivare la raccolta email e decidere di dare noi un voto successivamente al compito dopo una revisione manuale. In questo caso farò un compito autocorrettivo e posso scegliere anche di mostrare agli studenti o non mostrare determinate cose. Ad esempio le domande senza risposta. Cliccando, andando anzi sul col mouse sopra il punto interrogativo, posso leggere a cosa serve. Contrassegna le domande che hanno ricevuto una risposta esatta. Che significa questa cosa? Che gli studenti, se questa spunta è stata inserita, potranno visualizzare le domande senza risposta e le opzioni che erano corrette per quella domanda. Possiamo anche decidere di far vedere agli studenti le risposte corrette per ogni domanda, sia che l'abbiano fatta sbagliata, sia che l'abbiano fatta giusta, e i valori in punti per ogni domanda. In questo caso io lascio tutte e tre le opzioni selezionate e clicco su salva. Molto importante cliccare su salva, altrimenti le impostazioni non verranno salvate. Quindi clicchiamo il tasto salva in basso a destra e come vedete qui le impostazioni saranno state salvate. Infatti se riandiamo sopra possiamo vedere che la spunta su raccogli indirizzi mail è stata inserita così come le altre. Ok, qui posso chiudere in questo caso. Ora possiamo iniziare a modificare le domande. La prima domanda che ci troviamo è una domanda già preinserita chiamata Untitled Question, in inglese, quindi possiamo modificare questo che è il titolo della domanda e scrivere ad esempio domanda di prova. Ok, anzi inseriamo una domanda vera e propria, per esempio in ambito matematico quanto fa 2 più 2? Quanto fa 2 più 2? Punto interrogativo. Qui in basso troviamo le opzioni, di default c'è solo un'opzione, opzione 1, e possiamo inserire qui modificandola le varie opzioni, per esempio 8. Poi io clicco il tasto invio della tastiera per inserire la seconda opzione, altrimenti potrei cliccare col mouse su aggiungi opzione. Quindi 8, 4, 6 e 22. Ok, una volta inserite le nostre risposte possiamo selezionare la chiave di risposta qui con il tasto chiave di risposta in basso. Clicchiamo su chiave di risposta. In questo modo possiamo selezionare qual è la risposta corretta tra tutte queste. Ovviamente clicco 4. Posso poi scegliere un valore in punti da dare a questa domanda, ad esempio un punto. Se voglio fare un compito per esempio di 10 domande a crocette, posso farlo in questo modo e assegnare un punto ad ogni domanda. Posso, volendo, aggiungere un feedback sulla risposta, sia che sia sbagliata sia che sia corretta. Ad esempio come risposta errata do ripassa le addizioni e posso anche aggiungere un collegamento o un video che magari aiuta lo studente su quell'argomento, ad esempio un video che spieghi le addizioni o un collegamento, una pagina web in cui siano spiegate le addizioni, oppure lasciare solo ripassa le addizioni. Posso anche dare un feedback alle risposte corrette, bravo, e salvare con il tasto salva. Ecco qui, abbiamo anche feedback sia per le risposte corrette sia per le risposte errate. In questo caso ovviamente li tolgo solo per pulizia del modulo, quindi per modificarli clicco la matita, altrimenti per toglierli completamente clicco il cestino. Ok, così abbiamo assegnato i punti, dunque abbiamo inserito la risposta corretta. Un'altra cosa che voglio sottolineare è il fatto che noi possiamo inserire anche più di una risposta corretta. Però questa domanda, cioè questo tipo di domanda, che è scelta multipla, ora ci ritorniamo, permette agli studenti di selezionare una sola risposta. Dunque, se selezioniamo più di una risposta corretta, lo studente basta che seleziona o il 4, ad esempio, o il 6, e il punto gli verrà assegnato. Non può selezionarle tutte e due, questo è da tenere a mente, ne può selezionare solo una tra queste quattro e basta che sia o il 4 o il 6 in questo caso per avere diritto al punto, altrimenti se sceglie ad esempio 22 non avrà ovviamente nessun punto. In questo caso io voglio solo
il 4 come risposta corretta e dunque seleziono solo 4 e clicco fine. Qui, come vedete, sono tornato alla modalità di modifica, ma continuo a vedere la spunta sulla risposta corretta, che è il 4. Ok, una volta fatto ciò, un'altra opzione interessante da inserire è la spunta su obbligatorio. In questo modo i ragazzi non potranno inviare il modulo a meno che non abbiano compilato tutte le risposte obbligatorie. Dunque, se ho messo la spunta su obbligatorio, dovrò prima inserire una risposta a questa domanda per poi inviare il modulo, altrimenti non mi verrà consentita questa cosa. Perfetto, questo l'abbiamo visto. Vediamo ora i tipi di domande. Le domande autocorrettive, innanzitutto vediamo come aggiungerne un'altra, così analizziamo anche questo. Qui nel menu di destra, che vedete in verticale, il primo tasto è quello che serve per aggiungere una domanda. Quindi cliccando questo tasto più posso aggiungere, eccola qui, un'altra domanda. In questo caso la chiamerò domanda 2 e vi mostro tutti i tipi di risposte possibili, che sono accessibili cliccando sul menu a tendina con scelta multipla di default. Eccolo qui. Ok, abbiamo innanzitutto la risposta breve, che può essere usata nei compiti autocorrettivi, ma non ve la consiglio per un motivo. Perché? Vediamolo subito. La risposta breve è, ovviamente, vediamolo un attimo da davanti così potete capire meglio. Eccola qui, la risposta breve consiste in una casella di testo in cui lo studente può inserire tutto ciò che vuole, ad esempio ciao, prova, ok? Il problema di questa modalità è che lo studente, quando noi andiamo a inserire una chiave di risposta, possiamo scrivere ad esempio prova. Quando lo studente va a compilare questa domanda, deve inserire esattamente questa parola come l'abbiamo messa noi, cioè con anche le lettere maiuscole e minuscole corrette. Quindi noi, per esempio, se scriviamo prova e lo studente, quando compila il modulo, scrive prova con la P maiuscola, la risposta verrà conteggiata come sbagliata. Dunque, quando usiamo questa modalità, ho sbagliato prima a dire che è sconsigliata, se la vogliamo usare conviene specificare molto bene che lo studente deve scrivere la parola o, ad esempio, tutto in minuscolo come in questo caso, o altrimenti tutta in maiuscolo. Insomma, stabilire un criterio fisso che ci permetta di evitare possibili poi contestazioni. Possiamo anche, dopo aver inserito la chiave di risposta, contrassegnare tutte le altre come non corrette. In questo modo verrà conteggiata come corretta solo se la parola è esattamente questa. Assegniamo poi il punteggio, un punto anche qui, e clicchiamo su fine. Ok, anch'essa obbligatoria. Vediamo gli altri tipi. Abbiamo risposta breve, paragrafo, che non è autocorrettivo. Abbiamo poi scelta multipla, caselle di controllo ed elenco a discesa, che sono tre modalità autocorrettive. Ora vedremo le caselle di controllo. L'elenco a discesa è sconsigliato poiché crea difficoltà ai ragazzi di SA. Dunque è meglio non utilizzare questa modalità, ma preferire la scelta multipla, che è la stessa cosa, praticamente cambia solo a livello grafico. Tutto il resto invece non ci interessa poiché non è adatto a un compito di questo tipo, anche se analizzeremo in un prossimo video anche queste opzioni. Vediamo subito le caselle di controllo. Dunque aggiungiamo un'ultima domanda e inseriamo come domanda caselle di controllo, appunto. Caselle, anzi, di controllo. Selezioniamo come risposta, eccola qui, si è selezionato in automatico. I tipi di domanda si aggiornano automaticamente in base alla domanda. Questa è una funzione di Google Moduli che, tramite un sistema di intelligenza artificiale, seleziona automaticamente in base alla domanda il tipo di domanda appunto più corretta, più consona. Molto spesso sbaglia, in alcuni casi ci prende come in questo caso. Questa modalità ci permette, come abbiamo visto con la scelta multipla, di selezionare delle opzioni, ad esempio opzione 1, opzione 2, opzione 3 e opzione 4. Ma a differenza della scelta multipla, qui lo studente può selezionare più di un'opzione. Può arrivare, volendo, anche a selezionarle tutte e quattro. Dunque io, quando inserisco la chiave di risposta, intanto lo rendo obbligatorio, posso scegliere di inserire come risposte corrette più di una, ad esempio opzione 1 e opzione 3. In questo caso, assegniamo anche qui un punto, in questo caso lo studente
deve, per avere diritto a quel punto, selezionare sia l'opzione 1 e sia l'opzione 3. Se seleziona solo l'opzione 1, non gli viene assegnato mezzo punto, ma gli viene assegnato non gli viene assegnato nessun punto, gli vengono assegnati 0 punti. Stessa cosa se seleziona solo l'opzione 3 e ovviamente stessa cosa se seleziona l'opzione 2 o l'opzione 4. Stessa cosa vale anche se seleziona ad esempio sia l'opzione 1 che l'opzione 2. Non ha inserito la 3, quindi il punto non gli viene assegnato. Anche se seleziona opzione 1, opzione 2 e opzione 3, non va comunque bene, non gli viene assegnato il punto, poiché ha selezionato l'opzione 2, che era sbagliata tra quelle. Quindi, spero di essere stato chiaro, clicchiamo ora su fine e vediamo che queste due sono quelle corrette. A questo punto abbiamo finito di modificare il nostro modulo. Possiamo, per salvare, chiudere semplicemente la scheda. Qui, come vedete, c'è quiz di prova, la chiudo. Qui ho già salvato automaticamente. Per assegnare il compito clicco come al solito il tasto assegna, oppure posso programmarlo, salvare una bozza, eccetera. Quindi clicchiamo assegna direttamente e entriamo come account studente per vedere cosa succede. Quindi entro come studente, vedo subito che lo stream è stato aggiornato. Eccolo qui, mi è comparso il quiz di prova. Ci clicco sopra e vedo che qui ho il quiz di prova, appunto, cioè il modulo con il titolo quiz di prova. Apriamo il quiz di prova cliccandoci sopra. Eccomi qui. Io, come vedete, sono studente.prova. Posso accedere solo io con l'account del Liceo Augusto Roma. Non potrà accedere un ragazzo con un altro account. E il mio indirizzo viene registrato come scritto qui, proprio perché la professoressa o il professore saprà che sono stato io a inserire questo tipo di domande. Cioè questo compito è collegato a me con questo indirizzo email. Andiamo ora a compilare il compito. Per esempio, come vedete, un'altra cosa vi faccio notare: l'ordine delle domande è diverso da quello che ho inserito lì. Qui in prima battuta sono comparse le caselle di controllo, poi ho quanto fa 2 più 2, che per come l'ho messo io stava all'inizio. Quindi, come vedete, l'ordine si è invertito, appunto. Ora clicchiamo sulle risposte. Ad esempio, qui opzione 1 e opzione 3 sono quelle giuste. Quanto fa 2 più 2? 4. La domanda 2 invece voglio sbagliarla, quindi inserirò prova con la P maiuscola, che come sapete non viene conteggiata come corretta perché io ho inserito come chiave di risposta prova tutto minuscolo. Inviamo. Ecco qui, c'è la mia frase personalizzata: grazie per aver inviato il test. Risposta inviata e compito contrassegnato come completato, e posso visualizzare il punteggio. Clicchiamo su visualizza punteggio. Ecco qui, come vedete mi è apparsa la griglia di correzione del compito. Subito in alto vedo il totale dei punti, in questo caso ho fatto 2 punti su 3 proprio perché ho sbagliato la terza domanda. Le caselle di controllo sono giuste, ovviamente anche quanto fa 2 più 2. La cosa che ho sbagliato è la domanda 2, poiché la risposta corretta era prova con la P minuscola. Io invece l'ho inserita con la P maiuscola, come abbiamo detto prima viene conteggiato come sbagliato. Ok, ritorniamo alla vista insegnante e vediamo cosa vede l'insegnante stavolta. Quiz di prova, visualizza compito. L'insegnante vede che studente prova ha consegnato il compito. Eccolo qui. Stavolta non può vederlo da qui, poiché deve aprire il quiz per vedere le risposte. Ovviamente i punti che ho segnato nel quiz sono massimo 3, mentre qui ho inserito la votazione su 10 punti totali, quindi i voti non potranno corrispondere. Qui però la prima cosa che posso fare è importare i voti, cliccando sul tasto importa voti qui in alto a destra e confermare cliccando di nuovo importa. In questo modo tutti i voti del quiz verranno importati qui sul classroom, eccolo qui, 2 punti su 3, in questo caso il valore è stato cambiato, e qui ovviamente cliccando i tre pallini posso anche restituire i singoli compiti cliccando su restituisci. Qui ovviamente quindi vi consiglio di inserire nel quiz 10 punti totali per avere poi il voto in decimi. Qui ovviamente posso restituire il compito, aggiungere anche un commento volendo e cliccare su restituisci. In questo modo lo studente può rivedere il compito e vedere il voto totale. Dunque ritorniamo al quiz, lo apriamo. Qui come vedete mi si è aperto in modalità invio,
Quindi, come abbiamo visto prima, per modificarlo clicco sulla matita in basso a destra. E se qui vado in risposte, vedo subito innanzitutto le statistiche. Per vedere le singole risposte mi reco tutto a destra alla voce individuali. Ecco qui, qui ho un menu a tendina che mi mostra tutte le mail dei ragazzi che hanno svolto il compito. E qui vedo il compito singolo corretto, quanto fa 2 più 2 è 4, la domanda 2 che ha sbagliata e le caselle di controllo che sono corrette. Posso anche aggiungere un feedback singolarmente per questo ragazzo o altrimenti no.